io sto dalla parte di Manzini, lui dice che c'è un'involuzione, ma ben venga questa involuzione, cioè proprio andremo sempre, muore, questa muore lo sapevate? No, basta, siete fatti la risata dove c'era da ridere. Ecco, ma è effettivamente così depresso in questa. No, ma come depresso? Ma l'ha detto Manzini. Ma perché vuol dire? Ma io ho cercato di farmi il sorrisetto, tra l'altro, c'è anche l'altro, facevo un pochino. No, non è depresso, è. Insomma. Abbandonato. Semplicemente malinconico. Perché la malinconia fa parte, insomma, come dice lui, davvero dell'essere umano. Io diciamo. Non è per un allegrone, schiavone, è per quello che piace, non perché deve essere allegro, cioè perché deve fumare, quindi do un bel esempio, ma tutte ste sigarette, questa cosa mi fa morire, ma tutte, ma che poi, cioè perché, che volete? No, sai, con tutti questa cosa d'acqua, no, che è come far duello con le spade di gomma. Questa cosa è una no, perché ho sentito un silenzio da sta parte, quando Antonio sta zitto vuol dire che gli è piaciuta. Allora sono già diceva, basta. Sì, ma insomma per la morte, no? Se non muori, se il panda di gomma devo dare una botta, insomma, in testa. Invece non voglio fare, però lui fa come mio padre. Nel senso del suo fisico, no? No, perché leggo tutte quelle cose, malinconico, più malinconico più fuma. Dice meno sigarette, ma no, se sono malinconico che faccio? Ma finisce la partita, è finita, cioè finisce la Roma dopo. Anche solitario. Alle 5, anche solitario, solitario sta trattando bene. Poi è innamorato, dov'è? Guardato, ho sentito gli occhi, è anche un po' innamorato, stranissimo per lui. Ma non si vede molto, non sa perché, è innamorato da solo. È uno che no, bel personaggio, io non l'ho sentita tutto questo cambiamento, insomma, è come un cioè lo scrive sempre Antonio e lo disegnano diversi, perché sono appassionato di fumetti e tante volte uno gli dà un taglio, uno un altro, mi sembra come un personaggio letterario disegnato da vari disegnatori di fumetti seri, insomma, se Dio vuole stanno pure i fumetti seri. Capito? Perché l'ho visto pure qualcuno che l'ha disegnato, non so se vi risulta, ma parecchi, anche gente insomma, che conoscevo, è appunto orribile, meglio originale, sono certi che mi hanno fatto uno un naso così di maglie, la domuzzacca, tutto il rispetto, un grandissimo bell'uomo, ma insomma c'è un nasone, io ce l'ho che così, tipo Pinocchio,